Professor Pierluigi Sacco, Magenta Day venerdì che renderà partecipe tutta la città, che tipo di evento sarà allora in avvicinamento poi alla decisione del 17? Ci saranno eventi in realtà lungo tutta la giornata, dalla mattina alla sera, per ogni tipo di persone, quindi per i giovani, per gli adulti. Molte cose le scoprirete soltanto sul posto e sul momento, per cui l'idea è veramente quella di stare nello spazio pubblico durante quella giornata per partecipare il più possibile, ma la cosa che vogliamo sottolineare fin da ora è la catena umana che ci sarà a partire dalle 15:30, che unirà idealmente Porta Camollia con Porta Romana, quindi stringendo l'intera città in un abbraccio di sostegno al progetto di candidatura. Ormai siamo alla volata finale, Siena ha fatto tutto il possibile per vincere questa candidatura. Non ha ancora fatto tutto il possibile perché la visita della giuria e la presentazione finale contano moltissimo. Questa è la ragione per cui tanta gente che sui media nazionali insiste a dire che in realtà ha già vinto questa o ha già vinto quella, non sa davvero di cosa stia parlando. Questa è una gara che si deciderà soltanto all'ultimo minuto. A proposito, direttore, qual è il progetto che Siena teme di più delle altre città concorrenti? Ma onestamente devo dire non c'è un timore particolare da questo punto di vista, perché i progetti sono naturalmente tutti belli, ma qui il vero problema è proprio mostrare soprattutto un progetto che potrà accadere. E da questo punto di vista noi ci stiamo davvero sforzando di mettere insieme tutte le garanzie economiche, finanziarie, organizzative e allo stesso tempo progetti di vera innovazione con centinaia di partner europei. Noi siamo probabilmente la candidatura che in tutta la storia di questa competizione ha messo insieme più partner europei. Queste sono le uniche cose di cui ci dobbiamo preoccupare.